queste 2 settimane praticamente di tempo lo staff ha controllato le candidature dei sindaci, tant'è che uno dei candidati sindaci è stato ricusato perché non aveva le condizioni utili alla candidatura. Successivamente è stato chiesto ai candidati consiglieri di esprimere la loro preferenza per un candidato sindaco. Alla fine di questa sono state mandate delle mail ai candidati consiglieri. Dopo l'espressione di appoggio a un sindaco o a un altro, è stato passato circa una settimana in cui per una seconda volta lo staff ha controllato i candidati consiglieri. Ad alcuni è stato richiesto per esempio l'integrazione di documenti per diciamo confermare la loro candidatura. Alla fine gli unici 2 candidati che hanno ottenuto almeno 27 consiglieri sono stati io, Marika Cassimatis e Pirondini. A questo punto siamo passati immediatamente al voto il 14 marzo online sul portale. Le votazioni sono state aperte dalle 10 di mattina alle 19 di sera, chiuse le votazioni dopo qualche minuto è passato online il risultato del voto, io avevo vinto con 362 voti, Pirondini aveva perso con 338 voti, quindi 24 voti di differenza. In totale avevano votato 700 iscritti certificati di Genova. Passano alcuni giorni in cui vengono fatti alcuni atti formali, nel senso che abbiamo fatto una riunione in regione e con l'intervento anche del sindaco di Livorno che ha fatto una breve conferenza. Dopodiché venerdì 17 appare sul blog il post in cui si dice che in base a valutazioni effettuate a documenti non meglio specificati, la mia lista, la lista Cassimatis, non avrebbe avuto l'attribuzione del simbolo. A questo punto viene automaticamente anche richiesta una votazione su scala nazionale per confermare l'unico candidato sindaco a questo punto rimasto. Allora, questi sono brevemente i fatti. Allora, volevo dire, notare alcune cose. Innanzitutto, i nomi dei candidati consiglieri che erano autocandidature non erano note a nessuno. Quindi, fra le persone che teoricamente potevano avermi votato, poteva esserci per esempio un camorrista, ma io non potevo sapere che ci fosse. La responsabilità di far entrare una persona di questo tipo tra i votanti è da esclusivamente dello staff, perché come ho ricordato ho avuto 2 momenti in cui sono stati fatti i controlli. Anche quando comunque avessi avuto il voto di un camorrista, nel regolamento di questo tipo di voto del metodo Genova era stato indicato che il sindaco a quel punto poteva conoscere i votanti della sua lista ed eventualmente ricusarne uno o più di uno e sostituirli con altri candidati che avevano votato o scelto un altro sindaco. Allora, quindi, anche ci fosse stato questo teorico camorrista, avremmo potuto sollevarlo dalla lista e quindi non invalidare tutta la lista, ma integrarla con altre persone. Questo è un punto sul quale tengo molto a sottolineare. Un altro elemento importante è che nelle consultazioni amministrative o anche politiche, il Movimento di solito chiede ai candidati di sottoscrivere una clausola di autotutela, una sorta di multa che viene chiesta a chi si candida per evitare che ci siano cambi di casacche, cambi di partito, che si vada nel gruppo misto. Nel mio video di presentazione alla candidatura avevo esplicitamente affermato che avrei sottoscritto questa clausola, esattamente come ha fatto la sindaca Raggi. Quindi il discorso teorico di paura di passare a un gruppo misto durante il mandato è assolutamente assurdo, perché tutti comunque firmano una clausola di questo tipo. Allora, il post del 17 marzo sul blog è stato estremamente oltraggioso, adesso lo leggo nelle testuali parole. Mi è stato segnalato, è firmato a nome di Beppe Grillo, mi
mi è stato segnalato con tanto di documentazione che molti, non tutti, dei 28 componenti, quindi in questa occasione ho saputo che i miei candidati consiglieri, cioè dalla mia lista, erano 28. Di questa lista, incluso il candidato sindaco, hanno tenuto comportamenti contrari ai principi del Movimento 5 Stelle, prima, durante e dopo le selezioni online del 14 marzo 2017. In particolare hanno ripetutamente e continuativamente danneggiato l'immagine del Movimento 5 Stelle, dileggiando, attaccando, denigrando i portavoce e altri iscritti, condividendo pubblicamente i contenuti e le linee dei fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle, appoggiandone le scelte anche dopo che si sono tenuti la poltrona senza dimettersi e hanno formato nuovi soggetti politici vicini ai partiti. Ma di cosa stiamo parlando? Per questo motivo ho presentato querela per diffamazione nella figura dell'autore del post, Beppe Grillo, a tutela della mia persona e dei compagni che hanno condiviso con me questa avventura. Ho inoltre presentato querela nei confronti del portavoce Alessandro Di Battista, in quanto a seguito del post di Beppe Grillo, senza conoscere i fatti e le persone coinvolte, in un'intervista video ha pronunciato parole ingiuriose nei confronti di tutti noi, definendoci squali. A noi che volevamo offrire il nostro tempo e la nostra passione per un ideale politico, per un'idea di giustizia. Io e i candidati consiglieri che si sono palesati, alcuni dei quali sono qui presenti, respingiamo decisamente le accuse. Ci siamo sentiti profondamente offesi e diffamati nel nostro onore da accuse che non sono sostenute da alcuna prova oggettiva. Fidatevi di me, che è stato lanciato da Beppe Grillo, non esiste come prova in nessuno stato di diritto, ma neppure nella Repubblica delle Banane. Ogni persona, se accusata, ha diritto alla sua difesa e questo diritto non è stato concesso a nessuno di noi. Allora, qui presenti ci sono alcuni dei candidati consiglieri della mia lista, altri hanno avuto timore di tutto questo battage mediatico e hanno tutta la mia comprensione. Sono persone comunque in carne ed ossa, insegnanti, operai, lavoratori, studenti, tutti impegnati da anni nel Movimento 5 Stelle, alcuni di loro sono iscritti dal 2009, l'anno di nascita del Movimento 5 Stelle. Qualcuno ha insinuato che ci sono degli infiltrati. Di cosa stiamo parlando? Persone che hanno dedicato anni della loro vita al Movimento, credendo in un messaggio di democrazia e riscatto per le comunità soffocate in questo mondo globalizzato, comandato da grandi poteri finanziari. Questo era il messaggio grosso e forte nel quale abbiamo creduto. Il Movimento 5 Stelle ci aveva dato una speranza e il 17 marzo di quest'anno ci siamo bruscamente svegliati in un incubo. Le illazioni indicate nel post di Beppe Grillo pubblicato il 17 marzo. Ancora alcune considerazioni che sono nate in questi 10 giorni in cui abbiamo chiesto chiarimenti, documenti allo staff e a Beppe Grillo e non sono arrivati, anche attraverso degli atti formali abbiamo fatto questa richiesta, non solo tramite i social network. Allora, le considerazioni che abbiamo fatto sono queste. Pirondini, il candidato che ha perso le elezioni degli iscritti certificati genovesi, il 15 marzo, il giorno dopo al voto, ha pubblicato un post dove chiedeva che venissero pubblicati i nomi dei candidati consiglieri che mi avevano votato perché riteneva che tra i loro nomi ci fossero dei potenziali traditori e cospiratori contro il Movimento.
noi ad oggi non conosciamo ancora il nome di tutti i componenti della nostra lista. Lui forse li conosceva già allora? Durante le graticole di presentazione dei candidati sindaci ho più volte indicato le modalità che avrei seguito per la stesura del programma elettorale. La base sarebbe stata la Carta di Firenze, che non è il vostro codice deontologico, ma è il documento fondante della politica del Movimento 5 Stelle nelle amministrazioni. Scritto nel 2009, ma ancora perfettamente valido. I punti saldi sarebbero stati beni comuni, acqua pubblica, economia circolare, rifiuti zero, il trasporto leggero, no cemento e costruire sul costruito, no grandi opere, ma rigenerazione del territorio togliendo cemento soprattutto nelle aree esondabili, no gronda, no TAV e sviluppo sostenibile. Qualche giorno fa sono uscite le linee guida del programma Pirondini. Il punto 12 in particolare ci ha fatto riflettere e pensare quando dice sì alle infrastrutture necessarie nel rispetto dell'ambiente e con gare d'appalto trasparenti. Nel Movimento 5 Stelle, fino a pochi mesi fa, una frase di questo tipo sarebbe stata tacciata di eresia. Forse le grandi opere e il cemento non sono più un tabù per il Movimento 5 Stelle e noi non ce ne eravamo accorti? È cambiato qualche cosa che incide profondamente sul programma elettorale? Noi tutti ci siamo candidati in base ai principi della Carta di Firenze e della democrazia diretta. Ora anche la democrazia diretta sembra essere disattesa con l'epilogo del metodo Genova. La rete sovrana, diceva già Roberto Casaleggio, il 17 marzo con il voto online di 700 iscritti è stato disatteso dal capo politico del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. Che cosa sta accadendo nel Movimento 5 Stelle? Noi ce lo stiamo chiedendo, come molti altri cittadini che hanno votato il Movimento 5 Stelle. Auspichiamo risposte a tutti questi interrogativi. In conclusione, che cosa cerchiamo, cosa vogliamo? Uno, i documenti che provino le ragioni di esclusione della lista dalla competizione elettorale. La trasparenza è il primo punto per la partecipazione democratica ed è un nostro diritto pretenderla. Due, chiediamo inoltre, nel caso di assenza di riscontri oggettivi e rilevanti, e tengo a sottolineare che l'espressione di libera opinione è tutelata dalla nostra Costituzione, all'articolo 21. La Costituzione ne dà garanzia. Per intenderci, mettere un like a un post di Pizzarotti è sintomo di libertà di espressione e non è un'aggressione al Movimento 5 Stelle. Soprattutto se il like al post si riferisce al periodo in cui Federico Pizzarotti era ancora dentro al Movimento 5 Stelle e non era fuoriuscito. Noi quindi chiediamo, nel caso di assenza di riscontri oggettivi e rilevanti, pubbliche scuse per quanto accaduto e il reintegro della nostra lista risultata vincitrice alle primarie del Movimento 5 Stelle. Amministrative, perché devono avere un ambito territoriale e non nazionale,
e poi la decisione di sospensione del simbolo alla nostra lista. Quindi stiamo facendo tutte le procedure per arrivare in breve tempo a presentare la nostra istanza. Comunico ancora che insieme agli altri consiglieri della mia lista abbiamo aperto un conto post-pay per far fronte alle spese legali e organizzative utili a portare avanti questa battaglia, che è una battaglia di legalità, giustizia e democrazia. Siamo semplici cittadini, abbiamo bisogno di aiuto. Se alla fine su questo conto si trovassero fondi in eccedenza rispetto alle finalità indicate legate a portare avanti, diciamo, tutto il discorso di tutela della legalità, questi verranno versati le eccedenze all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova e sarà tutto analiticamente documentato. A questo punto, se ci sono delle domande, siamo tutti qua. Questi sono i compagni d'avventura che sono venuti, non ci sono camorristi tra di loro, posso garantire. Con Grillo vi siete parlati? Assolutamente no. Non vi ha chiamato nessuno? Nessuno, e non l'avvocato al quale ci siamo rivolti non ha ricevuto risposta a delle sue richieste ufficiali. Dallo staff? Nessuno neanche dallo staff. Il ricorso al TAR è solo un'intenzione o sarà sicuramente presentato? Cioè c'è solo la procedura o sarà sicuramente presentato? Mi sembra di aver detto chiaramente che sarà presentato. Anche se arrivassero le pubbliche sicure del reintegro? Abbiamo aspettato 10 giorni, in 10 giorni non sono riuscita ad alzare la cornetta del telefono o diciamo il cellulare, per tornare la cornetta non c'è più. Può darsi, non so, vediamo, ecco, dubito sinceramente. Nessuna comunicazione neanche a livello nazionale? Nessuna comunicazione. Non avete pensato di essere giornalista? Direi che questo assolutamente non entra nei nostri obiettivi. Adesso noi vogliamo una risposta su essere reintegrati nella lista, poi valuteremo se ci saranno delle condizioni, ma al momento non è un nostro pensiero. Devi consultare contro la votazione? No, 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 non ci siamo parlati. Secondo me non sono sostanziali, non sono documenti tali da chiedere la sospensione della lista. C'è un regolamento, ci sono alcuni punti per cui i candidati possono essere più o meno candidabili e noi li abbiamo rispettati tutti, cioè non abbiamo fedina penale, non abbiamo mai concorso contro il Movimento 5 Stelle in altre liste e tutta questa serie di punti che sono esplicitamente indicati nel regolamento. Tutto ciò che va di là nella libera espressione di idee sono fuffa, come diciamo noi. Si chiederebbe la sospensiva? Chiediamo la sospensiva sia del voto nazionale, su base nazionale, e chiaramente in seconda istanza è collegata a questo il reintegro della nostra lista, che ha vinto, ripeto, le primarie, diciamo così, genovesi per il Movimento 5 Stelle. Pensate di aver pagato di più alcune posizioni contro a favore di ma queste sono valutazioni che fate voi. Noi cerchiamo di restare più sul discorso, diciamo, oggettivo dei fatti. Poi tutti possono pensare e fare valutazioni diverse. Iniziamo anche minacciate. Vi fareste guardare da quelli che vi hanno minacciato in questi mesi, in queste settimane? Ma io spero che quelli che ci hanno minacciato in queste settimane capiscano l'errore e soprattutto capiscano che in una democrazia il fidatevi di me non è sufficiente. È un rischioso, molto rischioso andare dietro a questo tipo di impostazioni, perché la democrazia è fatta di trasparenza e la trasparenza qui non c'è. Il nostro giovane non camorrista, studente Giovanni Frasca ha ricevuto delle minacce fisiche e anche percorso delle vie legali. Sì, porto denuncia alla procura di Genova contro minacce di violenza fisica, nel senso contro una persona precisa, contro una persona precisa, sì.
Il giorno della votazione sul blog, il pomeriggio, sì. Ho ricevuto, cioè, su un post Facebook, ma è stato scritto da una simpaticissima persona di Varese che se mi becca per strada mi prende a pugni con un tirapugni. In uno stato di diritto ciò non è accettabile, ma soprattutto non è accettabile di essere stati messi alla berlina, così sul blog in maniera generalizzata, molti ma non tutti, senza prove comprovate, perché noi, se fossimo colpevoli di qualcosa, dovevamo essere privatamente contattati e lo staff ci doveva dire avete fatto questo, quest'altro, quest'altro ancora. Nessuno ci ha comunicato niente, quel giorno lì ci siamo svegliati alle 10 di mattina con tutta la nostra lista fuori. È incredibile, non va bene. L'altra cosa che volevo dirvi a tutti voi, io non sono uno squalo, mi sono iscritto nel movimento veramente giovanissimo, ora ho 21 anni, mi ero iscritto a 17 anni, ho sempre fatto tanto per il movimento, ne ho sempre parlato bene a scuola, sono stato rappresentante di istituto per 2 anni, ho sempre portato ai ragazzi giovani le istanze del movimento, i temi, le proposte, eccetera, e nel 2015, durante la campagna elettorale, ero il tesoriere del comitato elettorale. Quindi, cioè, facevo parte anche dello staff della candidata presidente. Cioè, essere definito squalo, veramente, lo trovo indegno e inaccettabile. Non va bene. Pretendiamo le scuse. Profilo Facebook, sì. Non dal vivo. No, su Facebook, in maniera virtuale. Ci sono poi anche altri candidati che possono esprimere, diciamo, quanto poi sinteticamente ho espresso io per loro. Le querele a Grillo e a Di Battista le ho presentate io personalmente, perché sono l'unica persona sicuramente identificabile all'interno del post, perché gli altri sono considerati, non tutti i candidati della lista, quindi un po' generico. Però tengo a precisare che sono state fatte le querele anche per tutelare loro, quindi i candidati consiglieri che si sono prestati per un progetto di rivoluzione democratica all'interno delle istituzioni e sono stati trattati in questo modo. Non lo so se sono meno sostanziali, nel senso... Su questo sinceramente non entro, però se... neanche quello, vorremmo capire tutto. Siccome spontaneamente non c'è stato un incontro, passiamo per delle vie più ufficiali, legali, per avere giustizia e per chiarire ai cittadini di Genova, a chi ci sostiene, perché poi abbiamo avuto tantissimo riscontro rispetto alle nostre esigenze all'interno del movimento, elettori del Movimento 5 Stelle che ci chiedono ma allora cosa succede? Non possiamo più votare il Movimento 5 Stelle. Ebbene che lo staff e i portavoce in realtà rispondano in modo concreto, ma non con illazioni, ci facciano vedere di cosa siamo accusati. Se un post, un like su un post di Pizzarotti, sinceramente abbiamo veramente dei dubbi che ci sia una serietà politica all'interno del movimento. Mi scusi, mi siete dato un tempo per quale? Il tempo, diciamo, per... dovevano teoricamente essere già arrivato, o quantomeno un incontro per valutare quali sono i problemi, insomma, quali contestazioni ci venivano fatte. Il tempo di 10 giorni credo che sia sufficiente, noi abitiamo a Genova, Beppe Grillo abita a Sant'Ilario, quindi diciamo pochi chilometri di distanza. Se le vostre richieste non vengono soddisfatte, non escludete o escludete di presentare una lista eventualmente? Al momento non stiamo pensando, facendo una valutazione di questo tipo. Abbiamo bisogno di chiarire, non c'è fretta, non c'è bisogno adesso di andare a pensare a cose di questo tipo. Adesso abbiamo un obiettivo, che è quello di fare chiarezza, tutelare le nostre persone, la nostra onorabilità. Io sono un insegnante e quindi se si viene a dire che sono una mela marcia o sono uno squalo, lede profondamente quello che è la mia professionalità. Ma questo vale anche per tutti i colleghi che sono qua e che chiaramente si sentono coinvolti in questo modo. Bravissimo. Nei giorni scorsi è stato detto che Pironghini avrebbe contattato alcuni dei consiglieri della tua lista per chiedergli di passare con lui. C'è qualcuno qua che può confermarlo?
se c'è qualcuno si può presentare lui, è successo. Credo che non sia stato dato seguito a questo. Diciamo, non sono tutti qua i candidati che conosciamo, perché come abbiamo detto alcuni nomi non ci sono ancora noti, alcuni non sono presenti proprio perché non hanno voglia di presentarsi a un battaggio, a un'aggressione eventuale via web eccetera, che noi comprendiamo e comunque ringraziamo per esserci stati vicini e aver partecipato con noi a questo percorso che credevamo democratico e forse poi tanto democratico non lo è. Se il TAR non vi desse ragione, ti vorrei sapere vediamo, cioè non sappiamo, vediamo l'evoluzione. Noi pensiamo che ci siano tutti gli elementi giuridici per avere ragione. Aspettiamo. Nessuno di voi è stato espulso? Non mi risulta. Forse domani, non lo so. Potrebbe essere che troviamo una mail.